un giro del delfinato in salsa italiana, presentato in questo modo il Giro d'Abruzzo dal direttore generale di RCS Sport Paolo Bellino. La corsa, 4 tappe con il finale all'Aquila, partirà il prossimo 9 aprile da Vasto e questa mattina nella sede della regione il presidente Marco Marsiglio insieme ai vertici di RCS hanno descritto quello che sarà l'ennesimo appuntamento con le due ruote per un territorio che peraltro verrà anche novità per quello che concerne la mappatura dei segmenti che i ciclisti affronteranno fino al 12 aprile. Devo dire che sia io che Mauro abbiamo pensato immediatamente all'Abruzzo, ma con una finalità specifica. Il Tour de France al Giro del Delfinato, che è in qualche modo l'ultima corsa di preparazione per il Tour. Noi non abbiamo il nostro Tour del Delfinato, quindi non abbiamo una corsa a tappe e l'Abruzzo, lo ha detto bene prima il Presidente, è un elemento centrale nello snodo del Giro d'Italia. Quindi il poter fare un evento test, un po' più che un evento test, perché poi ve ne racconteremo anche delle altre cose, credo che poteva avere un senso molto importante. Non avremmo potuto organizzare un evento come il Giro d'Abruzzo in nessun'altra regione in questo momento con i pochi tempi che avevamo a disposizione. Abbiamo il mare e la montagna a delle distanze ridicole, nel senso che vicinissime. Quindi il poter fare questo racconto ad aprile credo che sia importante anche per aprire poi la stagione estiva e diciamo le vacanze pasquali e poi tutta la stagione estiva. Un Giro d'Italia in miniatura, dunque, come lo ha definito Mauro Vegni. Tappe dal chilometraggio non elevato ma molto complesso da interpretare. L'8 aprile le operazioni preliminari a Vasto, città di partenza della frazione numero 1 che arriverà a Pescara. 161 km per poi passare il giorno successivo a Lanno Magliano dei Marsi di 162 km. Tappa numero 3, Pratola Peligna Prati di Tivo l'11 aprile con l'ultima salita di 14 km, pendenza media del 7%, contratti che arrivano anche al 12%. Infine le 12 asperità brevi da 2 a 5 km che da Montorio al Vomano porteranno proprio all'Aquila. A 15 anni dal sisma è appena designata capitale della cultura 2026. 22 le squadre partecipanti, 154 i corridori al via, preparazione verso un Giro d'Italia che vedrà poi l'Abruzzo di nuovo protagonista, sia con gli uomini che col gran finale del Giro Donne. In realtà abbiamo disegnato un Giro d'Abruzzo che sia molto simile in qualche modo al Giro d'Italia. Tranne la cronometro ci sono tutti gli elementi fondamentali del Giro d'Italia. C'è la tappa per velocisti, la tappa per scalatori, la tappa per i passisti e quindi è un succo diciamo che rappresenta un po' tutto quello che è un Giro d'Italia in miniatura. Saranno non soltanto centinaia, no, tra atleti, tecnici che soggiorneranno in Abruzzo, ma avremo 4 giornate di riprese televisive, poi RCS di seguito della stampa al più alto livello, che potranno offrire una nuova grande occasione di promozione del nostro territorio, ripercorrendo alcune delle tappe che magari o delle località che poi verranno riproposte per il Giro d'Italia.